Wellà ragazzi, ciao a tutti da Nick e bentornati qua su Farming Simulator 22 nella mappa Goldcrest Valley. Come sempre ragazzi, prima di cominciare vi vado a ricordare che in descrizione ci potete trovare un link che vi permette di comprare questi e tantissimi altri giochi scontati. Vi ricordo anche che in descrizione ci trovate i miei social, i miei canali Telegram. E mi raccomando ragazzi, se vi iscrivete al canale ricordatevi di attivare la campanellina, così ricevete una notifica ogni qualvolta carico sul canale un nuovo video. Allora ragazzi, come potete notare, oggi ho messo la web. Praticamente ho due ventilatori sparati addosso, uno è minuscolo. Ho i ventilatori sparati addosso, raga, fa caldo, ovviamente fa caldo. Però ovviamente lo so, è un bel dispiacere non avere la web nei video, quindi se riesco a sopportare un po' il caldo con i due ventilatori cerco di metterla la web, insomma. Comunque sia ragazzi, allora vediamo un po' cosa abbiamo da fare oggi sulla gold. Ho già dato quattro cose, le ho fatte, ho fatto le solite quattro cose ripetitive. E oggi più che altro vi porto una mod di Peppe, e praticamente si chiama Semi Trailer, dovrebbe essere, eccolo qua, Semi Trailer, mod di Peppe. Allora aspettate un po', dov'è, mi sono perso. Ok, dunque, praticamente, se non ricordo male, è lo stesso carrello che avevamo anche su Farming 19, no? Lo utilizzavo ai tempi, mi pare, con l'Iveco. Comunque sia, vabbè, abbiamo due capacità, 23.000 o 45.000, e io ovviamente lo voglio da 45.000. La copertura gliela mettiamo, la targa, configurazione targa, mappa... oppure targa rimorchio agricolo, mettiamo targa rimorchio agricolo. Colore principale lo lascio il rosso, direi. Mi costa 30.500 euro per una capacità di 45.000, peso 7,3 tonnellate. Ok, perché l'ho comprato? Perché abbiamo da un po' di tempo questo camion buttato qui a non far niente. È già da un po' di tempo che ce l'abbiamo qua. E quindi finalmente almeno possiamo iniziare a sfruttarlo. Allora andiamo in negozio a ritirare il cassone. E vabbè, ovviamente vi vado a ricordare che in descrizione trovate anche un link con la lista delle mod che uso in questa serie. Ovviamente lì dentro c'è anche la mod di questo cassone. Il cassone sono abbastanza sicuro al 99,9% che c'è anche su console, perché appunto è sul mod hub, la mod. E dunque vorrei fare anche un'altra modifica importante. Quell'altro cassone lì, il realistico da 80.000, lo ritrasformiamo in 20.000. Non mi va di tenermi il cassone irrealistico. Quindi andiamo a staccare questo. Andiamo a prendere l'altro cassone e lo trasformiamo in cassone meno capiente. Ce la famo? Allora, questo cassone al momento è da 80.000, però chiaramente 80.000 è irrealistico. Lo andiamo a ritrasformare in cassone a configurazione di base 21.000 oppure 82.000. Lo facciamo adesso di nuovo tornare a 21.000. 21.000 comunque è più che buono. Ok, anzi, sapete cosa? Lo mandiamo questo cassone. Questo cassone lo mandiamo dalle vacche, perché mi serve
per le pecore. Ricordate che con l'altro cassone ogni volta mi scarica male? C'ho un cassone che ogni volta mi scarica male. Questo com'è che scarica? Ah, ma pure questo è uguale. No, questo è uguale all'altro. Pure questo va a sbattere sul soffitto delle pecore. Alla fine mi sa che non mi cambia niente, sono uguali. Alla fine mi sa che sono uguali. Vediamo se è arrivato il camion. Dovrei senza grosse difficoltà riuscire a prendere questo nostro nuovo cassone moddato. Il camion alla fine ce l'abbiamo pure lui, di colore rosso. Direi che ci sta alla grande, raga. Direi che questo cassone ci sta alla grande. Ok, allora, tecnicamente possiamo tornare in farm, è lì che mi servirà. 45.000 è una buona capacità di trasporto. Ah, comunque giusto, abbiamo un'altra cosa importante da fare. Intanto debiti non ne abbiamo, ottimo. Dobbiamo vendere, ragazzi, gli abiti, dobbiamo vendere perché hanno un ottimo prezzo, quasi 30.000 al grocery. Quindi li andiamo a vendere. Mi serve giusto un trattore. Devo prendere il carrellino, quello di colore nero, che è l'unico che può ritirare gli oggetti dal magazzino. Selezioniamo punto vendita grocery. E andiamo a prendere il necessario. Vediamo un po', in teoria qui dovrebbe essere pieno di abiti. Vediamo, eccoli qua, inizia il caricamento. Dovrebbero essere 11.000. Forse neanche ci entra tutto, vediamo. Ci entra, 93%, ottimo. Ok, raga. Con questa vendita, oh mamma mia, raga, da questa vendita ricaviamo un 300.000 euro. Da questa vendita dovrei ricavare 300.000 euro, perché ogni 1000 sono 30.000, moltiplicato per 11 sono 330.000. Dovremmo guadagnare circa 320.000 euro da questi abiti. Wow, stiamo a posto, posso fare qualche acquisto decente più avanti. Allora, lui è appena tornato. Ottimo. Sinceramente, quello che manca a me in questo momento è un buon parcheggio. Quello che veramente manca a me è un buon parcheggio. Vabbè, possiamo comunque parcheggiare qua. Per ora non mi serve, ma ce l'abbiamo. Ovviamente posso togliere la copertura, come potete notare. 45.000 è un'ottima capacità di trasporto. Ok, ma ci entra abbastanza bene. Allora, una volta che effettuiamo la vendita degli abiti, posso mettere il gioco veloce perché tecnicamente non c'è altro da fare. No, in realtà c'è una cosa da fare. In realtà c'è una cosa da fare. Dobbiamo prendere questo cassone e dobbiamo andare a prendere la razione mista perché è quasi finita. Ok, dobbiamo fare la vendita. Vediamo. Dobbiamo fare la vendita.
Avvia scaricamento, guardate quanti soldi che arrivano. E come dicevo io, abbiamo guadagnato addirittura più del previsto, 334.000 euro. Mamma mia, raga, abbiamo fatto i soldi. Abbiamo fatto finalmente i soldi. Ora poi possiamo fare qualche bell'acquisto. Finalmente, dopo 50 episodi, un po' di soldi arrivano. Allora, dobbiamo mettere il gioco veloce perché non c'è nient'altro da fare. E wow, sono arrivati altri 70.000 euro, non so da cosa. E ha aumentato il prezzo degli abiti, vabbè, fa niente. Cavolo, gli abiti a 31.000 è arrivato. Io pensavo che era in discesa. Potevo vendere gli abiti a un prezzo leggermente migliore, ma fa niente. Sì e no, ci abbiamo perso 15.000 euro, non fa niente. Carichiamo la razione mista, raga. Carichiamo la razione mista. Dobbiamo fare anche una cosa. Andiamo a disattivare l'avviso che devo vendere la lana, perché io la lana non la vendo più. Dove sta? Lana. Non mi avvisare più per la lana, perché tanto io la lana non la vendo più. E a proposito di lana, intanto che qui mi sta caricando, a proposito di lana, magari c'è qui appunto ancora parecchia roba. Ok, qui pare che è al massimo. Bene, 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 anche qui siamo al massimo. Credo che sia arrivato il momento di falciare l'erba. Scarichiamo la razione mista. Pare che non ce n'era proprio più, ma era finita. Allora, prima che si solleva troppo qua. Andiamo allora a controllare la situazione. Beh, qua manca un po' di tutto. Vabbè, diciamo che il cassone nuovo è sprecato per ora per dare da mangiare, perché alla fine non ho tutto questo cibo, neanche tutta questa capacità. Quindi il cassone nuovo è buono per vendere e basta. Ok, abbiamo finito di scaricare tutto quello che avevamo. Diamo una lavata con la idropulitrice, già che ci stiamo. Ok, mo che è bello e pulito. Possiamo vedere un po' la situazione. Allora, devo controllarmi gli animali, cioè devo vedere il loro valore. 1.400, no, aspetta, le Angus 1.700. Non è ancora momento di venderle le Angus, perché vi ricordo che le Angus sono praticamente animali che si vendono per la carne, quindi sono, credo, da macello. E dobbiamo aspettare che diventano adulte, devono riprodursi e dopo che si saranno riprodotte le vendiamo. Quindi ancora per 5 mesi le Angus saranno, diciamo, giovani. Tra 5 mesi potranno riprodursi. Più o meno, insomma, vendiamo le Angus tra 12 mesi di gioco circa. Più o meno quando avranno 2 anni le vendiamo le Angus. Sì, perché
per forza. Intanto stiamo accumulando un botto di pecore da vacche da latte, ne abbiamo parecchie e quindi di fatti vediamo il latte che sta pian pianino a produrne sempre di più. Ok, andiamo a vedere nell'usato. Un mucchio di trattori, ma sinceramente al momento i trattori non mi mancano. Questo ce l'abbiamo? Beh, tecnicamente uno ce l'ho. In teoria un ranghinatore ce l'ho. Sì, sì, ce l'ho, ce l'ho. Niente, nell'usato mi sa che per ora non c'è niente da comprare. Mi serve un trattore come si deve ed è questo. Ah, a proposito, devo controllare quanto fieno abbiamo. Perché un po' l'ho utilizzato, forse ne abbiamo poco. 47.000. 47.000, mi conviene fare fieno, vero? Perché se non ricordo male, il macchinario che fa la razione mista ha bisogno di altro fieno. Andiamo a vedere. A voglia. Sì, dobbiamo fare fieno. Questa volta dobbiamo fare fieno. Questa volta è necessario. Allora, il taglio deve basarsi sulla falciatrice, non sul pezzo che è dietro, insomma. Quindi stacchiamo un attimo questo. Creiamo un percorso. Ma non è troppo largo. Allora, ok, qua c'è un piccolo problema. Devo andare a vedere questa falciatrice quanto è larga. Se no mi fa il taglio sbagliato. Falciatrice. Dove sta questa? 7,3 metri, ok. Allora posso riagganciare questo. Andiamo a mettere 7,3. Andiamo a creare il percorso. Dal primo punto inizio. Ok, il Course Play è l'ultima versione, raga. Tecnicamente, ho fatto oggi l'aggiornamento. Ok, dovrebbe lavorare abbastanza bene nel modo corretto. Ok, posso salvarmi questo percorso? Ah, questo è per far la copia? Cioè, come si salva il percorso? È una di quelle cose che ancora non sono riuscito a fare. Crea nuova cartella. La chiamiamo cartella erba. Salva percorso. Embe? Nome percorso. Falciare, non lo so, lo chiamo così. Ok, ci sono riuscito. Credo che sono riuscito a salvare il percorso. Così la prossima volta non devo ricrearlo, lo vado a caricare direttamente e via. Anzi, c'è anche un'altra cosa che si può fare. Posso caricare il percorso sul trattore con il ranghinatore. Allora, vediamo un po'. Però devo dare tempo al macchinario di lavorare. Ok, 8,4 è corretto. Diciamo che voglio caricare il percorso qua. Come carica percorso? Ci sono riuscito?
Sì, sono riuscito a caricare il percorso. Falciare si chiama, mo. Proviamo a lavorare questo terreno dal punto più vicino, no, dal punto inizio, sì. Ok, raga, vediamo se mi fa il lavoro come si deve. Ok, tecnicamente dovrebbe seguirmi lo stesso percorso di quello. Direi che abbiamo dato abbastanza vantaggio. Ok. Sono curioso, voglio capire se posso mettere l'operaio adesso anche a raccogliere l'andana che stiamo creando adesso. Ok, eccoci qua. Andiamo a provare quest'ultima cosa. Vediamo se mi riesce, raga. Allora, percorso. Come si carica? Ah, carica percorso attiva. Vediamo. Ok. Dove sta? Dal punto di inizio. Ok. Vai. Oh, magari funziona, funziona! Yes! Bello, raga, così non deve impazzire a fare tutto manualmente. Finalmente il cosplay funziona, direi, come si deve. O magari finalmente ho capito come si caricano i percorsi. Finalmente, raga, finalmente. Ok, magari non. Magari l'operaio i primi 5 metri non li lavora bene. Tipo qua vediamo l'andana che è storta, però fa niente. La bellezza di tre operai che lavorano questo terreno. Devo capire questo cosa sta a fa. Qui però c'è un piccolo problema, eh. E te pareva. Ovviamente per quello vi dicevo devo dare più vantaggio. Devo dare più vantaggio agli operai. Allora, dall'ultimo punto lavorato, no? Dal punto più vicino. Lo faccio riprendere io. Vai. Va bene, raga. Oh, funziona, dai. È quello che conta alla fine, no? Va bene, raga, vedo che il tempo è volato via e direi che mo vado a concludere questo gameplay. Spero che vi sia piaciuto. Come sempre, mi raccomando, commentate, scrivetevi, lasciate un bel pollicione in su. Come sempre, in descrizione ci trovate tanti link interessanti. Dateci un'occhiata. Raga, ci si becca presto. Ciao, alla prossima!